Buongiorno, niente qua, la situazione è grave, non so se si vede dai miei occhi, ma non ho dormito un cavolo neanche stanotte, cioè pochissimo, avrei dovuto recuperare un po' dalla settimana, ma mi sarò addormentata dopo mezzanotte, poi tornata la mia coinquilina, so che sono stata sveglia per un po' e alle 7 ero già sveglia, ma non so se ho tirato 6 ore, ma è troppo poco, cioè proprio mi sento che sono stanchissima. Infatti stamattina ho cercato di stare a letto un pochettino, ma inutilmente, quindi vabbè, non lo so come farò. Ho proprio questa stanchezza arretrata. Comunque, per questa mattina ho deciso di deliziarmi con pancakes e sciroppo d'acero. E poi ieri, siccome è stata qua la mia amica, e gli ho dato un po' di tisanine, che sapete che io sono appassionata di tisanine, e mi ha fatto venire in mente che le avevo consigliato che una di quelle a base di cacao le consigliano di prenderle col latte, che dicono che è buonissima. Ed effettivamente una volta l'avevo fatta, però non con tutte, non le avevo provate tutte. Lei mi ha ricordato questa cosa e quindi questa mattina ce la facciamo anche noi. Allora, l'impasto è pronto, intanto metto a scaldare un po' di olio in padella, giusto un pochettino per ungerla, e nel frattempo sto facendo scaldare il latte in microonde. Allora, oggi proverò questa, cacao 95%, non mi dite neanche che profumo di cacao, e vedete, per un gusto sublime, utilizzare il latte al posto dell'acqua e lasciare in infusione 8 minuti. Quindi oggi proviamo questa. Primi pancakes, anzi primo pancake in padella. E voilà, pancakes pronti. Ho pensato di leggere un po' il mio latte con la bustina di cacao che vi farò sapere com'è, sciroppo d'acero e si magna. Questo è ancora bollente. Aspetterò un attimo, però c'è tipo esce un odore di tipo Nesquik, latte con Nesquik. Buonissimo. Con il mio outfit preferito per studiare, felpone tutona, questa felpa me l'aveva regalata Dani, che è più gigante di me, però è bellissima e comodissima. Ho deciso di andare un paio d'ore a studiare in biblioteca, non so con quali forze veramente. E giuro che ho degli occhi segnatissimi anche se non si vede, però ho detto faccio un paio d'ore così di studio questa mattina e poi oggi pomeriggio magari me la prendo di riposo. Magari. Quindi, let's go. Chissà quanta gente ci sarà oggi in biblioteca. Six and a half hours later. Allora, sono tornata, mi sto facendo una pasta con ricotta e zucchine, anche se in realtà avevo scongelato il pollo e non mi ero ricordata, ma vabbè. E quindi adesso andiamo a mangiarci un bel pasto caldo. Allora, non sono convinta se la ricotta sia buona, ma speriamo in bene. Comunque mi veniva da ridere perché ero con la mia coinquilina e ho avuto già delle esperienze in cui sono tornata a casa, avevo comprato tipo lo yogurt greco, il barattolone gigante e due erano andati a male, li ho dovuti buttare. Poi un'altra volta era successo forse con la ricotta, cioè, e quindi mi veniva da ridere perché ho detto se è andata male pure sta ricotta. E invece, bah, era un po' strana la consistenza, però era
buonina, quindi no, era buona, non aveva gusti strani. Vabbè, mangiamola. Sono cottissima, veramente, non connetto più. Avrei bisogno di un caffè, ma non ne ho. E niente, adesso mi riposo un pochettino. Ho deciso che oggi basta, non si studia, cioè relax, ho bisogno di staccare, di riposarmi, di riconnettermi un attimo. Per cui ho in realtà sentito l'altra mia coinquilina che sta tornando da Milano. Gli ho detto: ma oggi pomeriggio cosa fai? E lei: guarda, stanotte non ho dormito niente perché ho fatto serata, dovrei studiare, dovrei far pulire il bagno, fare così, così, cosà. Però tu cosa avevi in mente? Sapevo che avrei trovato in lei ancora qualche forza per fare qualcosa, però adesso in realtà vediamo. Intanto mi riposo e poi magari facciamo un giretto, qualcosa, perché boh, vorrei farmi un giretto in centro, poi devo anche fare meal prep e non ho voglia. Dunque, ho iniziato a vedere questo film che parla di questi due ragazzi che si innamorano in un viaggio aereo e, su Londra. E niente, adesso ho interrotto un attimo, mamma mia, sono stanchissima. Mi sento proprio come se dovessi staccare e dormire non so quanto, ma non ci riesco. E mi sono fatta una tisanina, quella pera e cannella, ho avuto un attimo di... E tra l'altro è uscito anche un po' di sole, quindi è un po' aperto, sta entrando un po', non si vede, un po' di sole caldo. E nel frattempo è tornata la mia coinquilina che mi ha fatto vedere gli acquisti che ha fatto a Milano e tutta contenta. E niente, adesso vediamo un attimino da farsi, se riusciamo a fare un giretto o qualcosa, vediamo. Però dovrei fare poi anche meal prep, quindi vediamo un secondo come sto messa. Comunque il film si chiama Love at First Sight, molto carino. Ok, alla fine abbiamo deciso di andare ai giardini a studiare un po'. Io leggerò invece. Che bello con questa luce. Infatti la blogger qua sta facendo foto. Noi per merenda ciccioniamo con muffin al cioccolato e caffettino. Ok, sono tornata a casa, alla fine abbiamo fatto un paio d'ore con la mia coinquilina ai giardini dell'arena e abbiamo preso questi muffin, ci siamo coccolate un po' e io ho letto un pochettino il mio libro che sto leggendo, vabbè, avete capito, quello che leggo alla sera perché volevo appunto un po' staccare. Adesso siamo tornate perché iniziava a venire freddino, da che c'era un sole e un caldo assurdo, iniziava a scendere l'umidità, infatti ho preso un po' di freddo e in più ora mi metto a fare meal prep per la settimana. Poi cena, doccia e riposo. E forse un po' esagerato con il riso, ho messo 500 grammi, ma qua stiamo valutando che l'acqua è finita. Forse. Vabbè, dai, tra poco si scola. Non so cosa c'è da scolare, ma non lo so. Vabbè, comunque sarà buono. Intanto verdurine in cottura e tra un po' si aggiungono le melanzane. E Sofì, che non lo so, è sempre lì rannicchiata, ormai la vedete lì, il suo habitat naturale. Comunque le mie coinquiline mi hanno bullizzata, mi hanno presa in giro perché non c'è neanche bisogno di colarlo il riso. Ho dovuto farlo assaggiare alla Sofì perché non ero convinta fosse cotto, ma lei dice che è cotto, mi fido di lei. E ora vi faccio vedere. Cioè, questo qui non è stato colato, perché questa è la situazione. Io non mi so proprio regolare. Cioè, e la pentola è grossa comunque. Vabbè, qua mangerò, darò da mangiare un po' di gente sta settimana, non lo so. Qua ci siamo quasi e poi dovrei fare ancora la zucca all'alba delle 7:30. Nel frattempo che era al telefono con la mia nonnina che mi ha chiamato, ho tagliato la zucca e una carota che mi era rimasta. In realtà ho fatto dei conti dicendo: non vado a fare la spesa questo weekend perché secondo me con le verdure che ho e tutto riesco a fare tranquillamente meal prep per almeno la settimana, poi ovviamente dovrò inserire le proteine, però vado con calma in settimana a fare la spesa. In realtà sono arrivata un po' tiratina, però vabbè, secondo me ce la faccio comunque. Quindi adesso ho messo a bollire la carota con la zucca, dado un po' d'acqua. Nel frattempo le verdure sono pronte, io penso che per 5 giorni
dentro al riso possono bastare, visto il quantitativo di riso. E ora vado ad aggiungerle già a tutte le schisce che ho preparato per la settimana. Vellutata pronta, accompagnata da un po' di pane che ho già mangiato nel mentre, e poi c'è il pollo in friggitrice. Questo è tutto il meal prep. Buonasera. Dov'è il tuo hamburgerino? Per ora c'è solo il pane. Bello. Poi anche l'hamburger. No dai, vi prego, toglietemi sta roba. Dai Bea, toglimela. Di sicuro io non sono la persona indicata per questo. Beatrice, ti devi muovere, questa sta facendo il giro di camera mia. Sì, ma non... te la puoi mettere sul viso. Aiutatemi. Allora arrivo in camera e vedo un insetto che non muore. Lo porto alle mie coinquiline e la Sofì che ha l'ansia delle cimici da letto. Pensava che era una cimice da letto. Poi arrivo qui in camera, c'è sto schifo. Portala via. Beh, questa farà uscire. Non farà uscire da lì che poi mi rientra in camera. Ma come ti rientra? E come hai fatto ad arrivare? Adesso. Sai com'è entrata? Che tu sei voluta uscire di lì oggi da camera mia per fare questa experience. Via. Ma lanciala in mezzo al cortiletto, eh. Non così vicino a camera mia. Povera mia. Ma adesso povera bella. Adesso io qua devo... Madonna, che no, allora, controlla tutti i vestiti. Controlliamo tutto. Come i vestiti? Perché se... Sì, perché se già questo cazzo di cimici da letto, ti giuro, io ti chiudo il muro. E non ti faccio più uscire. No, comunque, che ridere. Perché praticamente c'è questa mia coinquilina che ha la fobia degli insetti. Allora, quando io ho visto questo video sulle cimici da letto, gliel'ho mandato. Da lì lei, poverina, terrorizzata, ha paura di beccarle qua a Padova. E io, siccome ho trovato questo insetto strano sulla mia borsa, appena rientrata in camera, gliel'ho fatto vedere, è andata in panico. Torno, vedo sta lumaca, io... ho lo schifo, scusate per le lumache, lo so che non, poverine, non fa niente, ma cioè non lo so. E quindi, vabbè, grazie a Dio ci sono loro che me l'hanno portata fuori, o meglio l'altra mia coinquilina. E niente, adesso comunque sono tranquilla, spero che non ci siano, controllato un po' tutto, spero non ci siano altri animali. E mi sono messa a fare un po' la programmazione per questa settimana, cioè sto iniziando, sto partendo dai workout che non so quando inserire. E ho già preparato il borsone per domani, perché domani giornatina bella intensa, parto con la lezione alle 8:30 e finisco alle 2 e vado direttamente in palestra, mi alleno, tra l'altro domani allenamento di gambe, e dopodiché, tra l'altro, per dirvi che non sto dormendo e sono troppo stanca, mi sono resa conto che ho lasciato shampoo nuovo, balsamo e bagno schiuma appena aperto in palestra l'altro giorno, spero di ritrovarli, anche perché non ho i soldi per ricomprare altri shampoo, dovrò prendere poi quelli del supermercato che già i miei capelli fanno pena così, figuratevi, e spero di ritrovarli in tutto ciò. Comunque vado in palestra, mi alleno, poi sto valutando se andare a fare un po' di spesa oppure torno a casa, faccio le pulizie del bagno e del corridoio, che questa settimana mi tocca il corridoio, e poi basta, nel senso preparerò un po' la cena, magari farò la doccia, queste cose qua, e poi magari mi metto un po' a studiacchiare qualcosa. Quindi domani sarà una bella giornatina. Adesso cerco di incastrare un po' tutto. Bene, sono riuscita a programmare un po' di cosine e vediamo se riesco a rispettare il planning di questa settimana. E ora vado a prepararmi per andare a letto, poi magari leggo giusto qualche pagina e poi crollo perché sono veramente cotta. Per cui se vi è fatto piacere stare con me anche oggi, vi invito a lasciarmi un like e a seguirmi anche sui social se vi va, che vi lascio qua. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessun contenuto e anche al canale delle parole. E poi noi, come sempre, ci vediamo domani per un nuovo giorno e una nuova settimana. Ciao!